Se Piero valesse un decimo di suo padre, avremmo ancora un posto per stare a casa. Non fatelo scappare! Adesso! Non fatelo scappare! Bene, così! Forza! Forza, ragazzi! Lasciatemi in pace! Vi giuro, non c'entro nulla! Credo siano fatte apposta ora per il pittore. Non mi avrà! Prego, lasciatemi in pace! Fateli piangere! Mai avrebbe dovuto accogliere in città quel monaco pazzo. Guarda come ci ha ridotto! Non capisco perché abbiano accettato di buon grado questa pressione. Perché non cammina come tutti quanti? Cacciati come bestie. Hanno detto che adesso tutti i nostri beni appartengono alla chiesa di San Marco. Scommetto che quello ci rimette l'osso del corpo. Salute, Ezio. Bel momento hai scelto per tornare a casa. Dunque è vero? Savonarola ha preso il controllo di Firenze. Sì, certamente con l'aiuto di quell'empio manufatto. Dobbiamo darci da fare a ritrovarlo. Può essere più complicato di quanto tu creda. E quando non lo è? Dai, aggiornami sulla situazione. Camminiamo. Poche settimane fa, ad un tratto, l'uomo un tempo disprezzato da tutti è divenuto l'idolo della gente. La mela. Solo in parte. Non ha affascinato tutta la città, ma solo i cittadini più influenti e facoltosi. E loro si assicurano che la gente comune sia costretta a seguire il suo volere. Il popolo si comporta come se non potesse scegliere. Raro trovare un uomo che si opponga allo status quo. E così tocca a noi aprir loro gli occhi. Quei corpi portano lo stemma dei Borgia. Sì. Lo spagnolo continua a mandare i suoi soldati a Firenze e Firenze continua a mandarli indietro, di solito a pezzi. Quindi anche egli sa che la mela è qui. Non ci voleva questa complicazione. Di qua. Presto, ha trovato! Sta scappando! È qui! Lasciatemi andare! Lasciatemi in pace! Vi giuro, non c'entra nulla! Seguitemi! Via! C'è un assassino! Assassino! Salvami! La carenza di grano dovuta allo scarso raccolto. Qui, avanti. Un assalto diretto sarebbe pericoloso. Vero, ma quali alternative abbiamo? A parte i capi della città, il resto della gente non è soggiogato, giusto? No. E seguono Savonarola non per scelta, ma per costrizione e paura. Sì. Allora propongo di approfittarne. Se mettiamo a tacere i suoi luogotenenti e fomentiamo il malcontento, egli verrà distratto.
e io avrò modo di colpire. Astuto. Ne parlo con la Volpe e Paola. Possono organizzare la rivolta man mano che liberi i distretti. Allora è deciso. Mi occupo dei suoi aiutanti. I cittadini di Pisa hanno intrapreso una protesta inviando a Firenze un altro segnale di disobbedienza. Pare che i giovani della città abbiano radunato i membri della nostra... Laggiù, prendetelo! E ne abbiano tentato le terre.